Il duro che aveva saputo farsi amare da tutti. Così la Gazzetta dello Sport ricorda Sinisa Mihajlovic, scomparso a 53 anni dopo aver lottato da guerriero, così come aveva sempre fatto nel calcio come nella vita, contro una terribile malattia che alla fine ha avuto la meglio. Sinisa era stato premiato lo scorso anno a Castiglion Fiorentino con il premio Fair Play Menarini. Era l'ospite più atteso e anche più amato. Quell'amore della gente che non smetteva mai di stupirlo, come aveva raccontato ai nostri microfoni. Quando ti capitano queste cose cerchi di trarre la forza dalle persone che ti vogliono bene, dalla famiglia, dai figli, dagli amici, da gente che ti vuole bene, ma anche io ho ricevuto tantissimo affetto da gente che manco conoscevo, dai bambini, da gente che, ma anche io, a giorno di oggi quando vado comunque è gente sempre carina con me e in quei momenti sicuramente la cosa fondamentale era quella, l'amore della gente per me, che non mi aspettavo. Gli infermieri, per lui come i medici, erano eroi e per questo aveva accettato di allenarne la nazionale. Io questo non lo dimentico, purtroppo succede spesso che le cose poi dopo gente si dimentica, ma io nel mio piccolo, quando mi hanno chiesto questo, ho accettato subito, perché è un mio ringraziamento per quello che hanno fatto per me e per quello che hanno fatto in generale. Quando c'era questa pandemia, perché hanno rischiato la vita, tanti sono morti, ma nonostante tutto non sono mai risparmiati. Se ne va un campione ed un esempio per tutti.